Alexios. Non sarebbe dovuto andare così. Decenni fa, un gruppo di persone si riunì per confermare una teoria che secondo loro avrebbe potuto controllare l'universo. Sosteneva che il mondo era composto in parti uguali da ordine e disordine. Ma qualcuno scelse volontariamente il perfido abbraccio del caos. Così nacque la setta di Cosmos. Abusò del suo potere, conducendo il mondo greco in una guerra eterna. Tu fosti creato per porvi fine. Distruggendo la setta, hai fatto ciò che io non ho potuto. Sei un eroe, ma questo squilibrio ha un prezzo da pagare. Poiché senza il caos regna l'ordine supremo che limita il progresso e la libertà. Ma c'è ancora speranza. Speranza in te e nel futuro che creerai. Dobbiamo rimediare ai danni che abbiamo causato. Usa il bastone. Ripara la frattura nell'universo. Il mondo è nelle tue mani, Alexios. Devi tornare ad essere un eroe. E così? L'hai visto anche tu, allora? È bellissimo. Non è vero? Che cosa ci fai qui? Hai ucciso l'ultimo membro della setta? Beh, più o meno. Cosa? È così. Ero la loro guida, ma solo per poco tempo. Quando è arrivata tua sorella, tutto ciò a cui miravamo è cambiato. Stavi con loro? Con la cazzo di setta? Le potenze del mondo greco non stavano agendo nel modo giusto. La setta voleva un nuovo inizio. Con la corruzione? Con il denaro sporco? Hanno ucciso persone in una guerra causata da loro! Fomentare la guerra era uno dei metodi, sì, ma era tutto sotto controllo, finché all'improvviso non cessò di esserlo. E non mi piacque ciò che accadde da allora. Credevo che Deimos fosse dalla vostra parte. Non nel modo in cui speravamo. Come sai, è impossibile da controllare. Si è fatta strada fino al comando e ha esercitato persino più influenza di me. Malaka. Quindi cercavate noi? Non voi, ma la vostra stirpe. Persone come Leonida, come te. Sono sempre state una minaccia. Ma poi ti ho conosciuto e mi hai sorpreso. Non eri come Deimos. Perché non usarmi e basta? Tu mi avevi in pugno. Mi hai reso ottimista. Ho pensato che potessi aiutarmi a distruggere la setta, ormai così corrotta. E l'hai fatto, seppur senza volerlo. Siete tutti uguali. Egoisti e distruttivi. All'inizio era diverso. Non volevamo distruggere, ma reindirizzare. Io non capisco. Questa piramide, come funziona? Perché ce l'ha la setta? Anch'io ho cercato di capirlo. Per me è un mistero tanto quanto lo è per te. La setta venera questa piramide da decenni e l'ha usata per sostituire l'oracolo di Delfi, la persona più influente di tutto il mondo greco. Sfruttare la fede del popolo in un pantheon di dei morti aiuterebbe a riplasmare l'umanità in nostro favore. La piramide ha il potere di vedere nel tempo. Ma solo alcune persone possono attivarla. Persone come Deimos e quelle che appartengono alla vostra stirpe. Ma anche tu hai visto qualcosa? Non so come né perché, ma mi ha mostrato qualcosa. Che cosa hai visto? Ho visto te. Nella visione distruggevi la piramide e la setta. Ho visto ciò che seguirebbe. Dici dopo la setta? Verremo sostituiti da un nuovo ordine. Il regno di un re filosofo. Ci sarà un allontanamento dai vecchi dei verso una società razionale, costituita da un regno del popolo per il popolo. E io devo trovare qualcuno per guidarla.
ma non avrei potuto farlo con la setta e il suo regime caotico. Allora ho lasciato che attuasse il suo piano e che la setta di Cosmos provocasse la sua stessa fine. Aspetta, Pericle lo sapeva. Volevo proteggerlo, così l'ho tenuto all'oscuro. Avrebbe protestato, ma non doveva morire, è la verità. Si fidava di te e alla fine non l'hai protetto. Forse sarebbe ancora vivo se tu li avessi fermati. Gli dei sanno che l'avrei fatto se avessi potuto. Quando Deimos l'ha ucciso, sapevo che la causa era persa. Mi sono dovuta ritirare. Quindi, ora che succederà? Spostiamo l'attenzione. Viriamo verso una nuova repubblica sotto un comando supremo. Un sogno che io renderò realtà. Ma è pur sempre un sogno. Un sogno non realistico. Dimentica quello che sai e immagina. Basta democrazia. Niente più blu e rosso. Solo dei cittadini che lavorano per un bene superiore. È una follia. Non funzionerà, Aspasia. Non funzionerà. Non è follia, è saggezza. Quando il popolo di Atene lo saprà, capirà che è quello che ha sempre voluto. Persino tu. Ah, non ne sono sicuro. Hai passato una vita intera a badare a te stesso. Lasciati andare. Il mio piano ha bisogno che ti fidi di me. Vieni con me. Questo futuro non è un sogno. Vai. Guida la tua nuova repubblica. Non sarò io a guidarla. Ci servirà qualcuno con la cultura di un filosofo e la saggezza di un re. Merce rara di questi tempi. Non ce l'avrei fatta senza di te, Alexios. Stai facendo la cosa giusta. Cerco sempre di fare ciò che è giusto. Allora vogliamo la stessa cosa. Alexios, c'è ancora molto da fare. Alexios! Una tempesta si avvicina. Posso resistere a ogni tempesta.